Mi sto ingozzando. Perché non c'è modo di resistere. Sembra cioccolato bianco. Sembra cioccolato bianco. Ciao amici, quante volte vi capita durante la giornata di avere un certo languorino? Quella che non è proprio fame, ma è voglia di qualcosa di buono? Esatto, a me succede a metà mattina e a metà pomeriggio, ma può anche succedere dopo pranzo, dopo cena e nel cuore della notte. A volte cerco di resistere, magari mi bevo una tisana, ma ci sono dei giorni in cui proprio non c'è verso. Quel languorino diventa fame e chiede soddisfazione. Per questo ho creato tante ricettine trendy e sane per cedere alle tentazioni senza farmi del male. Prima di farvi vedere una di queste fantastiche ricette, volevo dirvi che sono contenta, perché mi scrivete ogni giorno che seguendo i consigli del canale riuscite a vivere con più gusto e più salute. Mi date una soddisfazione grandissima, anzi immensa. 10 anni fa, quando ho aperto il canale, io volevo dare tanti bei consigli, ma non immaginavo di arrivare dove siamo arrivati oggi. E questo grazie a voi! E oggi volevo ringraziare e salutare una mia carissima fan con cui ogni tanto ci sentiamo, si chiama Isabelita. Ciao cara Isabelita, dedico a te questo video. Ciao! Bene, ed ecco la mia ricettina, una nuova delizia da mettere nel cassetto delle cose trendy e sane che fanno bene. Non per vantarmi, ma è davvero una delizia. È facile e soprattutto velocissima da preparare, come sempre, è light, proteica e ricca di grassi, ma buoni, senza zucchero bianco e senza additivi chimici. Amica della linea, della massa muscolare e anche della pelle, perché non fa venire i brufoli. Vi piace l'idea? E allora mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Per questa ricetta uso una crema particolare, è una crema proteica, un po' croccantina al cocco. È l'ultima novità degli amici della Foodspring, l'azienda di prodotti sani e golosissimi che sponsorizza questo video. Ecco come preparo le mie praline proteiche golose al cocco croccante. Uno scioglilingua più che una ricetta. Gli ingredienti sono 40 g di scaglie di cocco, 40 ml di latte vegetale, 30 g di proteine Foodspring al cocco, 3 cucchiai di mandorle tritate e 2 cucchiai di crema proteica croccante al cocco. Per decorare e guarnire, 10 mandorle sgusciate e delle scaglie di cocco. Frullo tutti gli ingredienti in un frullatore, anche piccolo ma potente, fino a ottenere un impasto omogeneo. Se preferite un effetto cremoso, frullate tutto bene fino a ottenere una crema proprio fluida. Se invece vi piace l'effetto più croccante, lasciate qualche pezzetto di mandorla intero, tanto sono già tritate. Io quando faccio i dolci crudisti metto i guanti per due motivi, uno per motivi di igiene e due perché le materie prime tendono ad essere piuttosto appiccicose e così non si appiccicano alle mani o agli anelli. Ok, ecco, adesso prendo una mandorla intera e la uso come ripieno, ci costruisco intorno la pralina e per finire le passo nella farina di scaglie di cocco, così diventano delle nuvolette di goloso piacere. Eccola qua. Ovviamente sono golose e sane per noi grandi, ma anche per i bambini, vedrete che le adoreranno, perché sono buonissime. Prima di mangiarle andrebbero messe in freezer qualche oretta o comunque perlomeno nel frigo, ma io non resisto, me ne devo mangiare una adesso, questa qui. Non ci posso credere. Ciao amici, Simona si sta ingozzando di praline. Non mi sto ingozzando. Squaletto è in missione per rubarne qualcuna per noi. Così adesso tocca a me ricordarvi che se vi piacciono i video di Simona, per vederli tutti dovete iscrivervi al canale e soprattutto cliccare sulla campanellina dove sta qui sotto e scegliere l'opzione tutte le notifiche. Se non fate questo, YouTube non vi avvisa dei nuovi video di Simona e rischiate di perdervi le nuove uscite. Gli abbonamenti!
È giusto, questa cosa nuova. Adesso potete abbonarvi al canale di Simona come fosse la vostra rivista preferita. Cliccate sul bottone abbonati o sul link in descrizione. Grazie a tutti gli amici che si sono già abbonati, giusto? Ecco, bene, adesso un bacione da me. Ciao. Oh my god, queste praline sono una vera delizia. Il segreto sono le mandorle e il cocco, perché sono alimenti ricchi di grassi sani, omega 3, di proteine, di vitamine e di minerali e anche di enzimi vitali. E ovviamente l'asso nella manica è la crema proteica al cocco croccante della Food Spring. Non c'è niente di simile. Merita. Sembra cioccolato bianco al cocco spalmabile. Contiene le migliori proteine Food Spring, cocco in scaglie purissimo e ingredienti di origine naturale. Il risultato è un mix cremoso ma light, amico dei muscoli e della linea. Rispetto alle creme spalmabili industriali, non contiene grassi idrogenati, olio di palma, zucchero bianco e conservanti. Come sempre potete avere questo e altri prodotti della Food Spring con lo sconto del 15% usando il mio codice sconto Vignali, scritto in piccolo, YT, che sta per YouTube, grande. Seguite le istruzioni in descrizione e trovate comunque già il link ai prodotti di oggi. Ora condividete questo video a chi non viene voglia di una merenda sana e super sfiziosa e golosa a metà pomeriggio o a metà mattina, o di un dolcetto sano per chiudere il pasto quando ci viene voglia di dolce e siamo disperati. In tanti mi scrivete che non sapete come resistere alla tentazione dei dolci zuccherosi, e anche per chi ha figli è una dura battaglia tenerli lontani dai dolci. Ma oggi vi ho dato una soluzione potente, perché l'unico modo di resistere e avere in casa delle alternative sane. Così non c'è bisogno di andare a cercare altro. Siete d'accordo con me? Miam miam miam. Ma sono pazzesche! Nei commenti scrivetemi se avete provato questa ricetta e se avete idee ancora più creative per farne altre trendy e sane. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo, ma sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!